alle tante questioni che pone questo paese, però un argomento di cui finora appunto abbiamo parlato poco è il ruolo o l'assenza dell'Unione Europea in tutta questa crisi e dunque anche la facilità con la quale magari la Cina può entrare nel nostro paese con la sua propaganda nel modo in cui abbiamo visto. Io credo che non ci sia bisogno di dover giustificare i tanti comportamenti della Cina che sono gravi, come abbiamo ben sentito, ma ce n'è da prendere in esame solo uno. Cioè c'è un virus cinese che è quello dell'antidemocrazia, del totalitarismo, diciamo del sistema comunista così come storicamente lo conosciamo, che sta. Questo virus sta intaccando il corpo debilitato dell'Unione Europea. Sentivo il presidente Tajani evocare, no? L'europeismo. Il tempo dell'evocazione è finito e probabilmente tarderà ad iniziare, come dire, il sorgere di una nuova Europa, nel senso che abbiamo visto questo attivismo del regime cinese agire nei confronti di un'Europa che è preparatissima e alcuni paesi nazionali sono già oltre la preparazione, cioè hanno già messo in pratica, stanno mettendo in pratica questo modo di governare che può fare a meno della democrazia. L'Ungheria e la Polonia sono due casi eclatanti, ma in forma strisciante potremmo dire anche in Italia si va formando in occasione di questo, di questa emergenza sanitaria la preoccupazione che ci possa essere un'emergenza democratica che va ben al di là di quella che è già l'emergenza democratica in Italia. Non a caso Pannella parlava alcuni decenni fa di peste italiana che avrebbe poi intaccato l'Europa. Diciamo che per esempio i tempi della giustizia europea ormai sono concorrenziali a quelli della giustizia italiana, per cui non è più in condizione nemmeno di sanzionare ciò che è diventata l'Italia. Quindi la Cina oggi diventa un modello, è un modello di riferimento degli incapaci di governare attraverso la democrazia, che hanno bisogno di avere una scorciatoia, un modo altro di poter esercitare il potere. Devo dire che il Movimento 5 Stelle a dir poco ne è affascinato, se non qualcosa di più. D'altronde è un movimento che nasce sul presupposto di superare la democrazia rappresentativa e addirittura il Parlamento, nel senso che è qualcosa che hanno portato in campagna elettorale. Devo dire è stato qualcosa che anche nell'ambito di una campagna elettorale durissima, queste proposte del Movimento 5 Stelle sono passate in secondo piano. Quindi la questione cinese direi che va ben oltre e al di là di quello che accade in Cina, ma è soprattutto il riflesso oggi di quello che potrebbe accadere in Europa. Teniamo presente che il modello cinese in Africa è molto importante studiarlo in questo momento, perché è quello che potrebbe accadere di qui a breve. Nel senso, la Cina è arrivata in Africa con grandi progetti, e questi paesi senza soldi hanno detto non abbiamo i soldi, la Cina gli ha prestato i soldi, gli ha realizzato le opere e praticamente questi paesi ormai hanno il nodo scorsoio della Cina, del debito pubblico nei confronti della Cina, che probabilmente non riusciranno a pagare mai. Diceva anche il presidente Tajani, no? Cioè dopo, quando vinceremo il virus, se ne sono vinti, diciamo, abbiamo avuto storicamente, l'umanità è riuscita a superare ben altri virus, perché è la natura anche dei virus che a un certo punto interrompe il proprio corso. Nel passato non c'era la medicina di questi tempi. Oggi scontiamo un prezzo che
centralità del potere, che è un riflesso di quello che accade in Cina. Non a caso il modello sanitario cinese era anch'esso deficitario. Abbiamo avuto queste prove di forza, queste dimostrazioni, un ospedale in 7 giorni, no? E quindi questa capacità cinese, come dire, di farsi ammirare nelle proprie capacità di rispondere in tempi brevissimi ai bisogni delle persone. C'è solo un piccolo particolare: il prezzo da pagare è quello della libertà. Abbiamo sentito diversi interventi, no? A che punto arriva la repressione delle diversità, delle alterità religiose, culturali, politiche, quel po' di dissenso che ancora si può manifestare in Cina. Però la Cina è riuscita a superare addirittura gli Stati Uniti d'America nella tecnologia, direi, del controllo